Salve ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di Trucchi Segreti in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vi manda un saluto il vostro amato Link ed ovviamente Paltrinox. Nel capitolo di oggi continueremo il nostro speciale DLC ed infatti oggi vi voglio spiegare come trovare l'armatura da spettro. Ovviamente l'armatura da spettro è composta da l'elmo da spettro, il quale lo troviamo nel Colosseo, l'armatura da spettro che la troviamo nel padiglione cerimoniale e per finire i gambali da spettro vicino al guardiano disattivato nei pressi del presidio di Hyrule. Ed è proprio qui che ci troviamo in questo momento, sicché adesso iniziamo subito, vi faccio vedere dove si trova. Io già sono qua, mostro la mappa, ecco dove mi trovo io, è proprio qui dove ho messo quella stella, è lì dove troveremo il nostro scrigno contenente i gambali da spettro. Sempre se non mi sbaglio, mi sembra che dovrebbero essere i gambali da spettro. Sicché eccolo lì, lo togliamo. Ok, eccolo qua. Apri. Ed ecco i nostri gambali da spettro. Ok, lo equipaggiamo subito. Perfetto. Adesso andremo a cercare l'armatura da spettro, la quale si trova nel padiglione cerimoniale. Sì, ci vediamo là. Ok, siamo arrivati al padiglione cerimoniale, dove ovviamente troveremo la nostra armatura da spettro. Io mi trovo qua, lo potete ben vedere, e qua dove c'è la stella dove troveremo il nostro scrigno con l'armatura da spettro. Okay. Prendiamola. Dove sei? Ecco di qua. Eccola lì. Vieni qua. E va. Dove è andata? Ah, eccola qua. Apriamo lo scrigno. Ecco la nostra armatura da spettro. Ce la collochiamo subito. Eccola qui. Adesso ci manca solamente l'elmo da spettro, sicché dovremo andare al Colosseo a prenderlo. Andiamo. Eccoci arrivati al Colosseo, dove ovviamente troveremo il nostro elmo da spettro. Adesso vi faccio vedere dove si trova. Io mi trovo qua. E lì dove c'è la stella dove troverete il vostro scrigno, che adesso l'andremo a prendere. State attenti perché qui dentro c'è un liner, come potete vedere, che sta girovagando, ed è quello lo scrigno che a noi ci interessa, che adesso lo prendiamo. Apriamo. Ed ecco il nostro elmo da spettro, che adesso ce lo collochiamo. Ed ecco che avremo il nostro set completo da spettro. Più che set, armatura da spettro. Togliamo la spada, così si vede meglio. Torna qua, eccolo qua. Eccolo qua, questo è il nostro set. Ah, dai, armatura, questa è un'armatura da spettro. Perché set se si chiama armatura da spettro? E qual è l'abilità che ci otorga? Ci otorga l'abilità quella di avere più attacco, una specie come se fosse il set da barbaro, ha la stessa funzione. Probabilmente che ovviamente queste non si possono potenziare come si può potenziare quello da barbaro. Ed è questo, è tutto ragazzi. Spero che andiamo da qua, perché sennò quel Lionel va a finire che mi attacca. Ok, adesso non ci sono problemi. Con questo ragazzi abbiamo finito la puntata di oggi. Come sempre
mi manda un arrivederci il vostro amato Link. Non vi dimenticate di lasciare un bel like, un commento e se non vi siete iscritti al canale di iscrivervi. Vi manda un saluto Paltrinox e ci vediamo al prossimo video. Adios!